Benvenuti in studio da Gio Prestia, oggi 11 marzo 2019, le notizie del Corriere di Sciacca.it. Si è svolto questa mattina un tavolo tecnico nella sede del Palazzo di Città per approfondire le autorizzazioni rilasciate dalla Moncada Energy in contrada Scunchipani. Lo scopo è quello di scandagliare in profondità ogni termine e calcolo inseriti nella relazione presentata. Si scandaglia il tutto per comprendere se le richieste della Moncada Energy siano tutte inserite nel solco dell'attività di distilleria presente da decenni nel complesso della Cronion. Il sindaco ha ribadito che la volontà politica è quella della contrarietà di un ampliamento dell'attività di distilleria che non valichi la missione iniziale del complesso presente in contrada Scunchipani. Il tavolo tecnico ha anche lo scopo di verificare la veridicità di talune dichiarazioni allegate alla relazione e al progetto presentato. Continua a essere sempre più insostenibile la condizione complessiva in cui versa l'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera. E questo è il grido di allarme lanciato dal sindaco di Ribera Carmelo Pace, chiosando che di recente si è registrata la riduzione del reparto di medicina trasferito al piano terra del pronto soccorso, creando gravi disfunzioni agli utenti e al personale medico e paramedico. Pace sottolinea come nella struttura ospedaliera di Ribera manchino medici, infermieri e personale ausiliario e le condizioni strumentali dei reparti continuano a essere a dir poco indecorose e indecenti. Per Pace è assolutamente indispensabile e urgente un decisivo cambio di rotta per fare in modo di mettere l'ospedale nelle condizioni di assistenza certa ai cittadini. Oggi la decisione della Procura su un'eventuale autopsia sul corpo di Gaspare Catanzaro, il saccense di 60 anni trovato morto ieri mattina sulla spiaggia fra Stazzone e Lido. L'uomo si stava preparando per un'immersione in apnea nel tratto di mare fra la località costiera Stazzone e Lido, quando avrebbe avuto un improvviso malore che ha fermato per sempre il suo cuore. Catanzaro spesso si dedicava alla pesca sportiva in apnea lungo il litorale saccense. L'ipotesi più probabile è il malore dopo la prima ispezione da parte del medico legale, ma evidentemente occorre avere ulteriori certezze prima di archiviare l'episodio come morte naturale scaturita da un malessere improvviso. Il Comitato di Quartiere per Riera, nel corso dell'annuale appuntamento con la manifestazione Donna dell'Anno, che si svolge in occasione della Festa della Donna e che per ragioni di presenze è stato celebrato ieri, domenica 10 marzo, presso la Chiesa della Perriera, ha deciso di assegnare il riconoscimento a 5 giovani donne che si sono distinte nei rispettivi campi di attività. Si tratta di Francesca Licari, Eleonora Fisco, Simona Cortese, Anna Pitarresi e Irene Randazzo. Come sempre, la consegna delle pergamene è stata preceduta da una celebrazione religiosa a cura di Don Gino Faragone. E infine, lo Sciacca esce indenne da San Vito Lo Capo nel match della 20ª giornata del campionato di prima categoria di calcio e mantiene intatte le distanze dalle inseguitrici, fra cui la stessa squadra trapanese. Partita che i neroverdi hanno controllato senza soffrire, tranne che nei primi minuti, quando l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore al San Vito Lo Capo, parato brillantemente dal portiere saccense Allegro. Nel finale proteste del clan saccense per un calcio di rigore a sua volta negato dal direttore di gara. Per il momento è tutto, mi fermo qui. Gio Prestia, Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.